Buongiorno a tutti, amici di Vacanzalandia. Buongiorno amici Vacanzelandia, siamo già a giovedì, a parte che i giorni qua scorrono e tra feriali e festivi ormai non c'è neanche più una differenza, visto che siamo tappati in casa. E prima di iniziare abbiamo gli auguri della festa del papà, oggi 19 marzo, festa del papà, gli auguriamo a tutti quelli che sono papà, a tutti quelli che sono volati in cielo, il mio, e a quelli che avrebbero voluto diventare papà e per n motivi non lo sono diventati. E niente, iniziamo questo quarto appuntamento di Noi con voi, nato così per gioco, che cucù Sono le 10. va. Sono le 10. Eccomi, ciao a tutti. Allora, è nato così per gioco, per tenervi compagnia e poi sono arrivate tante richieste in questi giorni, e tanti ci hanno scritto per poter sviscerare de degli argomenti, quindi stiamo cercando di creare un palinsesto per poter fare delle dirette dove non ci saremo soltanto noi, ma potremo coinvolgere anche degli esperti, delle altre persone. Esatto. Auguri Lorenzo Gnaccariene, scrivono. Grazie, grazie. Il mio figlio me l'ha già fatto gli auguri. Io ho provato a Buon telefonare a mio padre che non ci sono ancora riuscito a trovarlo. Si vede che si sveglia un po' più tardi oppure era occupato. Quindi faremo dopo dopo. procederai. Dopo lo Ecco, chiamerò. quindi stavo dicendo che stiamo cercando di coinvolgere altre persone per poter sviscerare un po' tanti argomenti che possono essere quelli legati al camper, la caravan, la tenda, ma anche argomenti della quotidianità, perché in questa realtà così surreale, un po' siamo tutti equilibristi in questa nuova realtà surreale tra le mura domestiche. E volevo dirvi che ieri ho guardato il video e mi sono accorta che a volte rido fuori luogo. Rido fuori luogo perché io qua sotto ho il cellulare e intanto che Lorenzo parla e la diretta va avanti, io leggo i vostri commenti e rido per i vostri commenti. Quindi a volte non sono in sintonia con quello che lui sta dicendo. Era così per dare una spiegazione alle risate. Allora, prima di iniziare, gli Anche argomenti. voi ci mancate Esatto. tanto, abbiamo dei commenti che scrivono che ci mancate tutti voi, ma anche voi ci mancate, quindi è una cosa reciproca e vediamo se riusciamo a compensare questa mancanza, diciamo, a tu per tu con questo sistema che Allora, Monica dice: non vi vedo e non vi sento più. Abbiamo non so. perso il È collegamento? giusto per tutti? È giusto per tutti? Ci sentite? Oh, abbiamo perso. C'è Aurelio, ci vedete? Adesso qua ricevo anche delle telefonate nel frattempo, risponderò poi dopo. Allora, Alessio dice: anch'io ho perso il mio papà giovanissimo e il mio camper l'ho chiamato come lui, Erino. È bella questa cosa che un camper che è la casa viaggiante dove dentro abbiamo tante emozioni venga chiamato come il papà che non c'è più. Bella questa cosa, molto bella. Sì. Allora, Marcia, non preoccuparti, ci piace così. Sì. Sono un po' così e mi dovete prendere così a scatola chiusa. Ok, Ivo conferma, vi vede, vi sento, tutto bene, si vede, si sente. Ok, allora andiamo tranquilli. Allora, festa del papà, auguri ai papà. Ecco, cosa avevo pensato? Avevo pensato di, in questi giorni dove siamo tutti così distanti, così in una realtà, come dicevo prima, surreale. E oggi, in questi giorni, anche oggi maggiormente, ho pensato ai miei genitori che purtroppo non ci sono più, oggi maggiormente a mio papà, e ho pensato in un'atmosfera come questa cosa sarebbe accaduto.
Vabbè, avrebbero scalpitato entrambi per poter uscire, avremmo avuto da discutere per farli stare in casa. E mi è venuto a pensare che forse come consiglio è quello di insegnare alle persone meno tecnologiche, così come i nonni, come i papà, a usare WhatsApp, a usare Facebook, a usare Skype. Per rimanere in contatto, perché le persone adesso si sentono molto sole, quindi tanti papà sono un po' attempati e quindi la tecnologia non gli è tanto. Quindi una chiamata in più piuttosto che una in meno, perché nella vita c'è sempre il rischio di avere rimorso, rimpianto, se avessi fatto una telefonata in più, se avessi. Quindi fate anche delle videochiamate ai vostri papà, anche alle mamme, ai nipotini, una in più meglio di una in meno, perché dopo si ha rimpianto di non averla fatta. Quindi in questo periodo così dove ci sono queste distanze, è meglio restare uniti e vedersi anche con le videochiamate. Sì, esatto, oggi ci sono queste tecnologie, Skype piuttosto che WhatsApp, piuttosto che Messenger di Facebook, quindi Anche. se i vostri papà hanno uno smartphone con una breve impostazione e formazione, riuscite a fare delle videochiamate che compensano di più rispetto alla classica telefonata Esatto. solo vocale. Festa del papà, state facendo dolci. Non so chi è che sa fare le zeppole di San Giuseppe. Io le ho fatte una volta, erano venute tutte un po'. Non erano belle. Ieri c'era Gigi che con Emanuela che stavano preparando le frittelle di riso e tra l'altro mi hanno anche condiviso la foto con la ricetta che dopo casomai sotto nei commenti vi condivido. Quindi scriveteci che nei commenti state preparando dolci di San Giuseppe o se ce ne sono anche dei particolari che non conosciamo e quindi così dopo casomai ci mandate anche la ricetta da Sì, condividere. possiamo anche pubblicarle, volendo, domani facciamo uno screenshot, ecco, questa qua è la ricetta Esatto. che ci ha mandato la persona. No, no. Sono momenti di condivisione, quindi condividiamo noi con Esatto. voi questo momento. E a te Lorenzo, la festa del papà, che cosa ti ha fatto venire in mente? La festa di papà, io ho dei bellissimi ricordi che partono da tanto tempo fa. Tuttora, ogni volta che vedo mio padre, gli dico grazie perché tu mi hai potuto dare tutte le possibilità per poter Certo. amare questo tipo di turismo che è il turismo all'aria aperta. Io sono partito, cioè mio padre, fin da quando ero piccolissimo, si era attrezzato per poter permettere alla famiglia di fare delle vacanze alternative. Si è stati dei pionieri, diciamo, di questa qua. Che anni erano? Erano i primi anni 70. Ah, wow. Comunque, su Vacanzialandia potete trovare questa storia che adesso casomai ripercorriamo molto velocemente. Questa storia su Vacanzialandia, andando sul sito, si va in Chi siamo. Si va in Chi siamo e dopo la presentazione di Chi siamo noi c'è la parte della storia di Vacanzelandia e volevo farvi vedere come abbiamo con la nostra famiglia abbiamo iniziato nel 72 a viaggiare facendo il turismo all'aria aperta. Ecco, questa qua è la prima. Ho estrapolato delle foto d'epoca dagli album fotografici della mia famiglia e come potete vedere, questa era la macchina e il carrello che usavamo per andare in vacanza. Qui c'è mia madre, poche parole, una bella Renault 6 color celestino. Una 850 di potenza e quindi parliamo di una macchina poco 850 centimetri cubici di cilindrata.
E quindi faceva fatica a tirare il suo carrello appendice con dentro una tenda a casetta, questa, una tenda casetta da 6 posti, quindi viaggiavamo con una dimensione Alla di velocità della luce di alla velocità della luce di 80 km all'ora quando era in pianura, mi ricordo, con questa Renault 6. E per piantare questa tenda casetta da 6x6 ci volevano circa 2 ore e mezza, 3 ore. un No, bel lavoro di squadra. mi ricordo la prima volta che allora siamo passati alle vacanze all'aria aperta dopo una grandissima delusione passata in albergo. Con gli orari fissi 12 e mezza per cenare, 19:30 per cenare, mi raccomando, tutte queste cose qua a noi non ci erano piaciute. Quindi mio padre un giorno mi ha portato siamo andati insieme da un rivenditore di tende e il rivenditore ha detto: "Dai, prendete questa tenda qua, ci state comodi." Ho detto: "Ok." E se andate a fare una prova di montaggio nel giardino di fianco a questo rivenditore, in un prato. Bella. Così l'abbiamo montata, smontata, poi mio padre l'ha presa. Naturalmente, prima avevamo una Fiat 1100, una Fiat 1100. Ho detto: "Non ci Storia stiamo, non ci dell'automobile stiamo, non ci stiamo." Allora ho comprato italiana. una Renault 6, quella che vedete nelle foto, col carrello appendice, e poi dopo siamo partiti per la prima vacanza all'aria aperta. Aspetta che leggo un po' di messaggi perché ci sono altri amici Dato. Vacanzelandia che sono partiti con una storia simile alla tua. Allora, Monica Magli, che salutiamo, che è Monica, ricordiamo che è la titolare della concessionaria che si trova alle porte di Bologna. I miei avevano una tenda, io avevo 3 anni, wow, più o meno una storia simile alla tua. Alessio, anche io ho ereditato la passione itinerante, mio papà era un caravanista, fantastico. Sabrina dice buongiorno, auguri a tutti papà, auguri a tutti anche al tuo che è quello che prepara i sughi, che ci ricordiamo che ieri c'è scritto che prepara i sughetti. Gigi, frittelle già fatte, auguri a tutti i babbi, dice babbi perché è toscano, quindi frittelle già fatte, sarebbe fantastico poterle assaggiare, ma vabbè. Ah, è arrivato Luca Stella, è in ritardo, eccomi, scusate il ritardo, ma il treno dal bagno alla cucina è in ritardo. Lorenzo, Fiat 1100, quale? La B, la D o la E? Chi se lo ricorda, avevo 5 anni, non me lo ricordo proprio. Era una Fiat 1100 di quelle a 3 volumi con la Oggi, coda. quando senti il papà per la festa del papà, si fa la domanda e nella diretta di domani ve lo diremo. Sperando che se lo ricordi. Vabbè, ma è mica vecchissimo papà. Dice che non se lo ricorda. Ma sì, se lo ricorderà, Dai, probabilmente vabbè. sì, dai, ci Oggi proviamo, dai. hai questo compito di chiedere a tuo papà la festa, gli auguri della festa, che tipo di auto Io fosse. mi ricordo l'emozione del primo viaggio. Focorole per caricare questa auto più carrello. Focorole la portavamo, noi abitavamo in condominio, la portavamo proprio sotto e poi noi fortunatamente abitavamo al terzo piano, quindi dovevamo fare 57 gradini su e giù tutte le volte che portavamo una cassetta. Fortunatamente no, perché alla fine ci distruggevano quelle scale. E poche parole, noi, dopo aver preparato a casa tutte queste cassette con la roba da cucina, i vestiti, le borse, tutta la roba in casa, nel corridoio, la dovevamo portare dentro la macchina e dentro il carrello. Quindi su e giù per le scale per 2 ore, su e giù per le scale, io pure che avevo 5 anni. Una volta, Tua sorella ne aveva ne una. aveva uno, mia sorella, quindi se lei stava lì a gnolare, basta. Quindi, basta. Che sua sorella è quella famosa degli soliti ignoti Sì, che vi quella. racconteremo in un altro appuntamento di queste mattine. Allora, a questo punto, una volta caricato la macchina e il carrello il giorno prima, rimanevano si lasciava parcheggiato sotto al condominio, e poi l'idea del primo viaggio
che bisognava da Bazzano, provincia di Bologna, fino a Vieste in Gargano, era quella di partire la mattina presto, alle 4, alle 5 di mattina. Però l'emozione del primo viaggio era talmente alta, che nessuno di noi aveva sonno. Io per primo, che avevo 5 anni, ma anche i miei genitori. Quindi, un po' per incoscienza, perché i miei genitori quegli anni lì avevano 27 anni, 28 anni, mio padre, sì, Sì, sono genitori genitori giovanissimi. Sua giovani. mamma divenne. Tu sei nato e tua mamma aveva 19 anni, vero? Sì. Sì, esatto. Forse incoscienza così, beh, siamo partiti a mezzanotte. A mezzanotte siamo partiti con un viaggio, con questa R6 850 che non andava neanche a spingerla. Che già soltanto delle colline di Pesaro si faceva fatica Vabbè, a fare salite. Luca Stella, dopo fare domande se aveva i fari posteriori tondi o. E dopo devo chiedere a mio padre. Dopodiché, alle 8 di mattina, si è arrivati al campeggio. 8 ore di viaggio per fare 600 km, quindi è andata anche abbastanza bene con l'R6. E allora siamo passati a montare poi questa tenda, a mezzogiorno eravamo piazzati. La prima vacanza che potete vedere è questa qua, eravamo proprio in riva al mare, in questo camping spettacolare che io ho nel cuore, il camping Punta Lunga, la prima vacanza non si scorda mai, e questa era eccezionale, proprio Cioè, quindi guardate il mare a che distanza era dalla tenda. si faceva alta mare e arrivava anche dentro. Ma è spettacolare, guarda, è una cosa Tipo. spettacolare. Aspetta che leggo un paio di commenti perché Monica ha condiviso un link dove trovate nel Chi Siamo del loro sito anche la storia della famiglia Magli, che anche loro hanno fatto Sì, anche la Monica mi ha sempre raccontato che lei è iniziata giovanissima ad andare in vacanza, ma sono molti, per fortuna, gli operatori del settore che hanno una storia di passione per le vacanze all'aria aperta, perché questo fa sì che loro possano poi anche dare i migliori Perché consigli anche alle la loro persone che si esperienza è a avvicinano. disposizione della clientela, certo. Esatto. Valeria Liverani dice: mio marito dice per quello che sei sempre così magro con tutti quegli scalini. 57 scalini. Su e giù per un palazzo, portare delle cassettine per caricare quel carrello, quella tenda. Allora, dopo 4 anni, dopo aver beccato un'estate tremenda e in Val d'Aosta un freddo enorme in tenda, vestiti con tutti i vestiti che avevano È addosso, vero, tua mamma lo dentro racconta, è sciacappelli vero. militari, si gelava. Va bene, andiamo più al sud. Siamo andati ad Assisi, abbiamo preso una settimana di diluvio universale. A quel punto lì è stato deciso: no, basta, adesso passiamo a qualcosa di più confortevole. Quindi siamo passati alla caravan, e questa è la caravan, un'Adria 380, super leggera, e naturalmente con la Renault R6 da 850 centimetri cubici, 40 cavalli di potenza, era impossibile trainarla. Allora, a questo punto, mio padre ha deciso di comprare una macchina più potente, Cioè? la Simca 1100, 60 cavalli, e per trainare questa caravan che poi abbiamo goduto in Italia, in Europa, e abbiamo fatto dei viaggi spettacolari nel metà degli anni 70, quindi è una cosa eccezionale. Qua si vedono già quei momenti, si vedono già le condivisioni con gli amici. Guardate qua, questo furgonato Ford, era un camper come questo qua era Ma un lì altro dove sei camper. al campeggio su montagna? Qui siamo al camping Cevedale, Ma a Ossana, racconta l'aneddoto di Cesare, il coautore del libro. È proprio questa qua. Esatto. Io sono questo per chi mi
mi conosce, forse mi ha riconosciuto. Avevo tanti più capelli quei tempi. Però sempre magro, Adesso ce n'ho un po' di sempre meno. lo Tanti più stesso. capelli avevo. E niente, questa qua era Combriccola, questa qua è mia sorella, era Combriccola di campeggiatori che venivano tutti dalla provincia di Modena. Modena. Dalla provincia di Modena e facendo amicizia, ma di dove siete? Ah, di Mirandola, loro tutti di Mirandola, di Modena, di Mirandola. E parliamo degli anni 83, 84, sì, quegli anni lì. Io avevo 16 anni, penso, 16, 17 anni, 16 anni. E quindi facendo queste chiacchiere siamo rimasti anche abbastanza uniti per qualche anno, poi ci siamo dispersi con ognuno per il Super, peso per la beh, strada. come a quei tempi succedeva perché non c'erano i social per rimanere in Esatto, non c'erano i contatto. social. A un certo punto cambio posto di lavoro qua nel 2001, vado a lavorare in un'azienda vicino a San Felice sul Panaro, che è vicino a Mirandola, e a quel punto un mio collega dice: "Ah, sono di Mirandola, mi piace il campeggio, c'ho una caravana anch'io di qua di là", tutte queste cose. Ho detto: "Ma come ti chiami?" "Mi chiamo Tomasini". Io comincio a riprendere tutti i ricordi in mente e comincio a pensare: "Ma Tomasini, Tomasini, guarda che Tomasini è comunque un nome che mi dice qualcosa di Mirandola. Ma sai che ho conosciuto dei Tomasini sul camping Cevedale in Val di Sole, ma quando ero piccolo". E ho detto: "Ah, il camping Cevedale era la meta preferita di tutta la nostra famiglia. Probabilmente hai conosciuto i miei cugini, che sono questo qua". Perché lui ha detto che quell'anno era andato da un altro Aveva fatto la viaggio. sua vacanza da solo, poi prendono lì E con la. vabbè, questo galeotto, l'amicizia e la passione, poi avete fatto il libro. La coincidenza, sì, a questo punto abbiamo detto: "No, dopo questa cosa qua dobbiamo fare qualcosa". Allora abbiamo fatto il libro insieme, abbiamo scritto il libro La Caravan, Chitarra de Che Plein tra l'altro nella newsletter di ieri abbiamo fatto un articolo che è stata ristampata la seconda edizione perché ci sono degli aggiornamenti Air. importanti. Esatto, poi, Aspetta esatto. che leggo qualche commento perché la Monica ha scritto cose molto importanti, ma certo lo dico sempre che con la caravan si può fare quello che con il camper non si può fare. Luca Stella, Monica Maglio, disturbiamo la classe, cioè vogliono fare tirarsi i pallini, vanno in prima fila. No, vogliono tirare i pallini a quelli dei secchioni a prima fila. Adesso vi metto la nota di classe disciplinare, se fate disciplinati. Certo. Alessio dice, a Mirandola c'è una grande area di sosta Sì, gratis, vero? poi Mirandola è stata anche utilizzata per l'emergenza terremoto che c'è stata nel 2012, perché è importantissimo avere l'area di sosta in un paese. Ogni paese dovrebbe avere la sua area di sosta, perché in caso di calamità naturale può diventare un centro Di dove si può accoglienza. allestire immediatamente un campo, perché c'è già gli scarichi, l'attacco dell'acqua. A Cento è stato fatto così, ma anche a Mirandola. Quindi io mi auspico che tutti i sindaci abbiano la possibilità di fare in ogni paese un'area attrezzata camper, non sia per portare turismo, perché lo porta, ma anche e soprattutto perché avranno una zona dove potranno organizzarsi con un piano di emergenza e attivare meglio il soccorso e diciamo, l'assistenza alle persone. Questo qua, magari ogni paese potesse averne uno. Bisogna fare Esatto, una legge che obbligasse questa cosa. Bisogna fare una per legge. l'accoglienza anche dei turisti itineranti. Giovanni, salve a tutti. Giovanni, oggi Siclette, a che chilometraggio sei arrivato? Scrivici nei commenti se stai facendo la Siclette, se ci stai raggiungendo. Volevo dirvi come poi è finita la caravan. La caravan ha terminato la sua gloriosa vita in movimento dentro a un campeggio aperto tutto l'anno. E questa è negli anni 80, alla fine degli anni 80, come era la struttura attrezzata. Quindi una caravan può avere 50.000 vite. È una cosa meravigliosa, può
essere itinerante, può essere stanziale, può accompagnarti dappertutto. Quindi anche la caravan è uno strumento che può dare tantissime soddisfazioni a chi ama fare vacanze all'aria aperta. Bene, allora adesso aggiunge, scusami, a Mirandola c'è anche l'attacco della corrente. Wow, fantastico! Ce ne fossero delle Un'area aree. camper super lusso. Sì. Giovanni dice sto rientrando, quindi la bicicletta è già partito da prima. Luca aggiunge: il disegno di legge che prevede anche non solo le aree di sosta in ogni comune deve sempre andare avanti. Peccato che una volta cade il governo, un altro il coronavirus, siamo sempre lì. Peccato perché è frutto del lavoro anche di Monica Maglia e di Marta e Lorenzo. Ah sì, è vero, perché avevate fatto Sì, quell'incontro. aveva fatto un incontro là in Regione Lombardia, no, nella Commissione Europea in Esatto. Lombardia, che sì, si sta cercando di lavorare su questa cosa qua. Purtroppo. E altri anche punti molto importanti per noi turisti itineranti. Quindi speriamo di avere un po' più di respiro, un po' più di pace, non soltanto per queste leggi, ma anche per la salute nostra, dei nostri cari, e poi ben venga che dopo si possa proseguire nell'intento di migliorare sempre il nostro settore, perché l'Italia è un po' il fanalino di coda della ricettività. Sì. L'Europa è sempre di ottimo esempio in questo, e noi purtroppo siamo invece ancora un po' distanti nell'avere questa ricettività capillare in ogni paese. Sì. Comunque io sono. Adesso voi non avete avuto. Avete ascoltato noi parlare, ma ci piacerebbe anche tanto sapere se voi avete iniziato a fare vacanze all'aria aperta grazie ai vostri genitori che vi hanno accompagnato ed avviato con loro nelle vacanze. Ci piacerebbe sapere queste cose, o forse se avete iniziato da soli, quindi in autonomia, a un certo punto avete deciso di iniziare a fare vacanze all'aria aperta. Queste qua sono tutte cose che a noi piacerebbe leggere nei vostri commenti Stanno già perché. arrivando, stanno già arrivando. Aurelio dice: noi iniziato con una tenda Ferino automontante color arancione con guscio, poi passate alla caravan Nardi Sabina 3 e Nardi, trainate dalla 131 Mirafiori. Wow, super era una super lusso. lusso, Esatto, voi, eh? iniziato nel 77, girato ovunque con le caravan, poi passate al camper. E via così fino ad arrivare al mio 18° compleanno dove ho iniziato le mie avventure. Sei un pioniere, Aurelio, Cavolo, una cavoli. La 131, ma 131 andavi Mirafiore dappertutto. era lussuosa a quei tempi, Poi era una fighissima. Caravan Nardi. La Caravan Nardi è comunque una marca a quei tempi che si Sabina difendeva 3. bene. Ma comunque anche quella che avevamo noi, l'ovetto, quell'ovetto che tutti ridevano quando la vedevano, perché a quei tempi c'erano le Elnag, c'erano le Leica, tutte squadrate, le Elnag, tutte belle. Quella lì è sempre andata benissimo, mai avuto un problema, proprio zero assoluto. È stata messa in un campeggio soltanto perché bisognava fare la revisione dei freni della sale. A quel punto lì mio padre ha detto: ma dai, cerchiamo di fare una cosa più tranquilla. Ha deciso di mettere in campeggio, ma in campeggio è durata altri 10 anni, però, per dire che Allora, anche la Monica sua, anche l'Adria si è difesa bene. lamenta del fatto che, peccato che nelle dirette non si possono mandare le foto, ne avrei delle bellissime d'epoca. Allora, Monica, facciamo una cosa, Tu raccoglile, raccogli, raccogli. perché visto che sei una tra le persone che andranno ospite in queste dirette, quindi ci sentiamo perché queste. Perché possiamo mettere noi, possiamo fare delle cose in cui tu puoi mostrare le foto. E quindi a questo punto, che ormai ci mettiamo d'accordo, perché se hai delle foto d'epoca, a me piacerebbe tantissimo vederle. Perché. Quindi ci sentiamo. Ah, anche Silvia, nostra prima roulotte, una Nardi. Cavoli, cioè, quindi era una roulotte che hanno posseduto in tanti. Allora, Alessio dice: la macchina di mio papà era una Fiat 131 No. Mirafiori. Ma Ma no, allora era no, fighissima la 131. 131 andava cioè tirava bene a 131, poi con bella potente trazione, cioè, andava benissimo 131. Allora, Gian Vittorio dice: mio amico della California mi scrive, con piacere giro a voi.
Ho un inglese pessimo, l'ho ritrovato in una scuola linguistica, ve lo leggete nei Tutti commenti. noi stiamo soffrendo Esatto, all of per us are questo. suffering throughout this Siamo period uniti. in one way or another. Through suffering we unite. Sì. Dobbiamo stare uniti. Hai fatto bene a condividerla perché è un messaggio che dobbiamo Sì, veramente. tutto il mondo deve essere unito con la stessa filosofia per combattere questo virus. Se qualcuno, se è più largo, qualcuno vanifica lo sforzo di tutte le altre nazioni. Beh, questo è quello che noi ci auspichiamo, che a livello internazionale vengano fatte delle direttive molto ben definite in modo che tutti si devono adeguare, non che uno dice ah, io faccio quel che voglio, l'altro fa quel che vuole. Se rimane un focolaio attivo nel mondo, poi dopo si propaga dagli altri che sono guariti. Quindi, secondo noi, ci auspichiamo che il mondo sia per una volta tutto unito in un solo progetto, questo qua, quello di Allora, combattere il coronavirus. Emanuela, prima caravan trainata con la 131 metallizzata azzurra, poi camper. Classico, classico. Monica dice: ah, non sapevo che sarei diventata ospite. Caspita, mi devo fare bella. Ma va là, Monica, Siamo tutte dai, belle, dai. cioè, siamo belle da sempre, Ma. quindi come sei? Bella. Ciao Monica, trazione posteriore, aggiunge Sì, Alessio. trazione posteriore, tirava benissimo la 131. Silvia, anche noi Fiat 131 abbiamo avute due, abbiamo girato Europa con attaccato un roller. La roller, Ah, sì, perché la sì. roller faceva delle ottime caravan anche loro, sì, a quei tempi. E le caravan erano molto diffuse, poi è successo il problema dei terremoti, lo Stato ha incominciato a requisire le caravan dei privati per dare prima assistenza ai terremotati e questa cosa qui non è stata compensata in altro modo e quindi le persone si sono poi stancate di comprare le caravan. E hanno iniziato a comprare i camper dicendo voglio vedere se me la requisiscono per il prossimo terremoto. Ah, è vero, Questo sì. È qua è il stata motivo per il quale in una delle Italia, crisi della esatto, caravana uno in dei motivi Italia. che mi ha mandato in crisi la caravan è stato proprio quello di essere requisiti per i terremoti. Allora, c'è un commento lunghissimo che mi fa piacere perché è veramente. Raccontare le proprie esperienze è una bella condivisione. No, io e la mia famiglia abbiamo iniziato con una tenda casetta 6. Ah, noi, scusa, non ho letto bene. No, io e la mia famiglia abbiamo iniziato con una tenda casetta 6 posti, simile alla vostra, in un campeggio libero sopra Ponte di Legno, località Santa Polonia, vero campeggio selvaggio in mezzo ai pini, dove per far da mangiare si usava l'acqua del torrente Frigidolfo che Spettacolo. passa proprio davanti, due casettine con dentro una turca e basta. Questo è un campeggio stile scout. Sì, stile Nostro figlio è scout. uno scout, quindi quando ci raccontava Adesso non dei si campi. può, non si può La mattina fare. si faceva colazione con latte di mucca appena munto in altura. Che bei tempi. Da un anno sono possessore di camper, che è sempre stato il mio sogno da quando non chiuso il campeggio per colpa dei soliti caffoni. Sono Lo cambiate so. le normative, sono cambiate le regole. Perché poi alla fine. È cambiato anche il mondo, nel senso Sì. che Se sono. tutti facessero così avremmo una cosa indescrivibile. Cioè, purtroppo nella società bisogna mettere delle regole. In Italia c'è la regola del campeggio vietato al di fuori delle strutture. Quindi, se uno può fare campeggio, deve andare nelle strutture che possono essere sia aree attrezzate che campeggi o agricampeggi. Certo. Fuori dalle strutture si deve sostare come si sosta con un'automobile, quindi senza mettere fuori nulla e tutte quelle cose che non danno l'idea di fare campeggio. E questa qua Ok. è la legge italiana. Aurelio dice: mia zia, una Simca come quella di Lorenza, una Una Lambda Laverda! 410 serie blu, finestrone Quello panoramico. tondo! Quante Era quella caravan testate! Che completamente ricordi quadrata. paurosi! Era quella caravana completamente quadrata, cubica, e per fare un po' di aerodinamica c'aveva davanti un finestrone tutto tondo che serviva un po' per tagliare l'aria. Era una cosa
però stranissima. lui si ricorda le testate. Te ricordi che potesse essere panoramico? Mi ricordo le testate. Fantastico. Comunque è bellissima avere detta anche Sì, televisore, aggiunge Monica. giusto, Grazie giusto. Ah, della spettacolare. precisazione Ce perché n'era un così. sacco in giro, se ne vedevano in quei tempi. È bellissima questa cosa di avere unito i nostri ricordi e i vostri, perché effettivamente i nostri, quelli di Lorenzo, io sono diventata turista in plein air un po' L'ho tardi. contagiata, Io sono stata ho fatto sempre. bene contagiarla. Provate a pingere il cuoricino si è fatto bene a contagiarla. Allora, io la caravan blu puffo aveva Silvia, fa ridere dire blu puffo. Io ero viaggiatrice e mi piaceva molto viaggiare, però ecco, usavo altri mezzi tipo i bed and breakfast o comunque non avevo mai approcciato il discorso del turismo in plein air e grazie a Lorenzo. Galeotta è stata una fiera. Galeotta, Ah, sì. Marzia! Perché Andiamo a vedere. Ma casomai raccontiamo un'altra sì, puntata. hai ragione, perché anche le fiere hanno la loro importanza. Perché quella lì Quindi, fu la fiera che mi fece cambiare idea. perché lei proprio non aveva conosceva assolutamente nulla, e allora le ho No, detto: senti, vieni no. con me che andiamo a una fiera. Beh, questa qua ve la raccontiamo perché è bella. Sì, vero, un'altra Esatto, volta. esatto. Bene. Allora, festa del papà. Allora, Monica, io sono stata concepita. No, è Silvia che scrive: sono stata concepita in tenda in campeggio, come potrei non amare tutto ciò? Ah, quindi DNA. La tua vita ruota attorno a quella, bellissima questa cosa. Niente, festeggiamo il papà oggi. Allora, Monica Mali chiedeva se può condividere le foto. Credo che proprio in diretta non sia possibile. Le uniche interazioni sono scrivere i commenti, fare il like e i cuoricini. Dopo, quando chiudiamo la diretta, rimangono aperti i commenti? Probabilmente sì. Sì, dopo la diretta che rimane Esatto. comunque pubblicata in modo che chi chiunque Esatto. possa comunque Sotto il vederla, video. vedere il video anche stasera, perché casomai non ha avuto Domani e tempo, quando ha domani, tempo. si può continuare a commentare e noi risponderemo tutti ai commenti. Altrimenti le tieni e poi quando facciamo la diretta con te e quindi bigodini, trucco parrucco e sarai nostra ospite e chissà che non parleremo di caravan con Monica, cosa dici? Ma sì, Boh. lei è una super specializzata, È la quindi signora, chi è che ne sa di meglio di Monica? esatto. Bene, amici Vacanzelandia, anche questa quarta puntata, appuntamento, anzi lo chiamiamo appuntamento. È andata e grazie di essere stati con noi. Possiamo mandare in bagno Luca, che ha chiesto se era stata la mano. Aspetta che facciamo cin cin con la spremuta. Auguri a tutti i papà e ci vediamo domani sempre ore 10. Se vi è piaciuto il video Potete condividetelo condividerlo, non è e un raccontate ai segreto. vostri amici che qua si parla di tutto e non siamo soltanto noi protagonisti, ma lo siete anche voi con le vostre esperienze, la vostra passione. Domani altro argomento. Ciao a Però. tutti, Ciao, buona ciao. festa di papà, Buona festa. ciao! Ciao.